Amici di Made in Vino, bentrovati. Siamo qui con l'amico Filippo. Buongiorno. Ricordiamo enologo a degustare questo meraviglioso rosso. Stiamo parlando di Masseria Terra Rossa, un Malvasia Nero, un vino di 13 gradi del Salento, Puglia. Vediamo di... Come si presenta il bicchiere, Cristian? Allora, bello, rosso, rubino intenso. Mi piace molto questo colore qui, consistente, perché i 13 gradi li si avvertono tutti nel bicchiere. Sentiamo un po' il naso, com'è? Sentiamo cosa... direi i frutti rossi, sotto, proprio sotto sì. Spirito della Marena matura, quindi frutti di bosco rossi. È un'esplosione. Anche delle notti erbacee e un finale... Di pelle, di che cosa? Di cuoio, bravo, il finale bravo. Di cuoio. Ma degustiamolo, interessantissimo. Secco, sì. Caldo, i 13 si sentono anche qui, tranquillamente. Però già molto morbido, eh? C'è questa speziatura poi che è molto elegante, sì. Non è invasiva, è un vino che riporta anche un po' di cannella nel finale. Sì. Come prima il cuoio, sì. Qui abbiamo la cannella. E quindi... anche qualcosa che ha del garofano. Esatto. Questo qui, Cristian, cosa dici? Dai, beh, direi 14, massimo 16 gradi, non di più, assolutamente. E direi assolutamente di abbinarlo ad un primo, che potrebbe essere dei ravioli, sì. Ripieni di ricotta di capra e ortica, conditi con funghi porcini. Funghi porcini li prendiamo qui da noi, tipo altre acqua partita. Acqua buonissima. Funghi porcini di acqua partita. Bravo. Amici di Made in Vino. Ciao, grazie.